Allora, da questo punto di vista il film è estremamente metaforico, perché la zona che voi vedrete rimanda a riferimento al nostro mondo, alla città appunto più ricca, affluenti. Il mondo esterno fuori della zona fa riferimento al sud del mondo, quello che preme per arrivare da noi, e noi poniamo degli ostacoli appunto insuperabili. Ora, compito per casa, tra virgolette, prendete come uno scherzo. Tornando a casa chiedete alla vostra mamma: cosa succede, mamma, se per caso si blocca la valvola della pentola a pressione mentre cuoce la pasta? Pasta, patate, riso, quello che è. Mamma vi risponderà così come sentirete. Ecco, così capita anche nelle società. Porre dei muri, porre dei vincoli, lo sa bene che è vissuto, come vi parla, la gioia meravigliosa della rivolta che avvenne a Berlino 21 anni fa, nel novembre dell'89, che portò all'abbattimento del muro di Berlino. Bene, se si pongono dei muri, appunto, delle blocchi alla società, di solito si ottengono effetti poco gradevoli. Nel caso del muro di Berlino è andata bene, adesso che è stato abbattuto da giovani più o meno come voi, comunque grandi di voi, senza che questo comportasse morti e rovine. Bene, allora, il film quindi ha una struttura fortemente metaforica, la zona rimanda al nostro mondo e ai conflitti che avvengono, ma è anche estremamente realistico il film. Perché? Perché il regista del film, insieme alla sceneggiatrice del film, che è la sua ragazza, la sua compagna, sono entrambi molto molto giovani, sono americani, girando e cercando in tutto il Sud America un luogo dove ambientare questa storia che si erano inventati, hanno trovato che la zona esisteva realmente, con loro grande stupore e sconcerto. La zona esisteva, esiste realmente, appunto, è la città del Messico. Città del Messico è una città monstrum, perché ha 25 milioni di abitanti, pensate, quasi la metà della popolazione italiana. È una sola città, una megalopoli enorme, una distesa immensa di cemento e di bidonville e di slums, insomma, di quartieri malfamati. E lì dentro esiste proprio questa zona dove loro hanno girato il film. Ma il film fa riferimento ancora ad una lunga tradizione, che è quella delle anti-utopie o distopie. Nel corso del Novecento, del secolo passato, molti scrittori, fra questi George Orwell, scritto nel 1984, dove si parla appunto del Grande Fratello, bene, alcuni di questi scrittori hanno immaginato un mondo futuro, una sorta di città ideale, una sorta di, come dire, di paradiso inventato per uomini eletti, appunto per pochi, che in realtà si trasforma in un inferno orrendo per tutti. Questo fa riferimento ai film. L'ultimo tratto importante che è presente, non è l'ultimo, è uno degli altri tratti presenti nel film, gli altri ancora li scoprirete voi guardandolo e vedendolo. L'altro tratto, dicevo, riguarda appunto la rivolta. C'è un ragazzo, ci sono due protagonisti del film, sono due ragazzi della vostra età. Uno, con uno di loro noi ci identificheremo, perché ha una vita più, come dire, per certi versi più simile alla nostra, appartiene più al nostro mondo. Bene, il ragazzo in questione capirà, può capire, come voi potete capire, la necessità di cambiare in meglio la situazione, non il mondo, è difficile cambiare il mondo, però la situazione in cui vive. Questa azione va sotto il nome di rivolta, non di rivoluzione, per un altro discorso. La rivoluzione presuppone un cambiamento di un regime, spesso quando è successa ha portato ad un regime ancora peggiore del precedente. La rivolta invece è qualcosa presente nell'animo umano, è qualcosa di profondamente esistenziale, connesso, legato alla nostra natura, e riguarda di solito i giovani come voi. Tutte le grandi rivolte sono state condotte da giovani come voi, le rivolte che hanno cambiato la faccia al mondo, completamente la faccia al mondo, sono state condotte da giovani come voi, e nell'ambito della rivolta c'è stato sempre anche un contenuto, come dire, generazionale. C'è la rivolta contro un mondo che non soddisfaceva le esigenze dei giovani, ha comportato anche una rivolta contro la società dei padri. Così è avvenuto nella rivoluzione francese, che studierete a scuola, è stata condotta da ragazzi, da giovanissimi, ragazzi di 20 anni, che hanno cambiato il corso della storia del mondo.
alla fine del Settecento. Così è avvenuto nel 1848 in Italia e in tanti altri paesi, quasi tutti i paesi europei. Altri ragazzi, altri giovani, voi avete sentito parlare oppure studierete che so, la figura di Garibaldi, ad esempio. Garibaldi era un ragazzo, un giovane, giovanissimo, a poco più di 20 anni quando ha iniziato a fare le sue imprese. Anche le rivoluzioni appunto europee, le rivolte europee del 1848 sono state condotte da giovani. Quella del 68, il secolo appena passato, 40 anni fa, ugualmente da giovani, da ragazzi, quella del muro di Berlino, di 20 anni fa, 21 per esempio, sono state tutte rivolte che hanno portato un grande cambiamento, un grandissimo cambiamento nel mondo. Non sono state rivoluzioni istituzionali, contrariamente a quello che si pensa, neanche quella francese, perché la spinta rivoluzionaria è durata poco tempo, come poco tempo di solito durano le rivolte che portano cambiamenti invece molto profondi. Anche di questo si parla del film e anche di questo parleremo insieme alla fine della lezione. Grazie e buona visione.